E ho notato che con la DAD, io sono contraria alla DAD, però purtroppo siamo obbligati per la sicurezza, eccetera. Però io ho visto un cambiamento enorme dei ragazzi che conosco dalla prima superiore e conoscendo i loro caratteri, perché comunque loro si confidano spesso con i collaboratori scolastici. Però io veramente, da quando c'è stata la DAD, faccio fatica a riconoscere psicologicamente, sono a terra. Sono a terra, non sono più gli stessi, un po' perché abbiamo comunque questo distanziamento. Lo voglio dire perché io ogni giorno che lo vedo mi tocca il cuore, cioè mi tocca veramente perché mi dispiace vederli perché sono diversi, sono cambiati, proprio non sono più gli stessi, questo voglio dire. Poi io ho una nipote di 8 anni, la stessa cosa, quando ha finito la DAD l'anno scorso, mi ha detto: nonna, adesso voglio che brindiamo, perché? Perché ho finito la DAD. E non vedo l'ora che arrivi settembre per poter rientrare a scuola. Perciò questo sta castigando molto anche i ragazzi, anche caratterialmente proprio, perché hanno bisogno di stare l'uno con l'altro. Perché non solo per le lezioni, ma come diceva prima lo scrittore, hanno proprio bisogno di questo ravvicinamento tra loro, questo parlare, questo dirsi due cose, diciamo, questo voglio dire. Grazie. Grazie, sono molto, molto d'accordo.